Cominciare, grazie. Posso? Sono. Allora. Allora, grazie a tutti di essere intervenuti. Possiamo cominciare questo incontro stampa promosso appunto da Confesercenti. Io sono Sandro Roassi, responsabile dell'ufficio stampa dell'associazione. Naturalmente il mio compito è solo quello di buttafuori, anche se vorrei ricordare che proprio qui, il 14 maggio del 2013, abbiamo presentato la nostra proposta di legge popolare che aveva raccolto 150.000 firme, ma soprattutto ampi consensi nel mondo del lavoro e nel mondo delle associazioni. La prima tappa, diciamo, di questo percorso si è concluso proprio qui alla Camera con l'approvazione di un provvedimento che ora è al Senato. Sentirete le ragioni della nostra insoddisfazione, ma anche le ragioni della speranza che al ramo, diciamo, del Parlamento nel quale il provvedimento è approdato, cioè il Senato, si possono fare quelle modifiche che auspichiamo. Io darei subito la parola al nostro vicepresidente vicario Massimo Vivoli per illustrare le ragioni, diciamo, di questa iniziativa e di questo nostro impegno e poi naturalmente andremo avanti con i nostri ospiti. Grazie. Ma innanzitutto voglio ringraziare gli ospiti presenti, gli illustri ospiti presenti, parlamentari, e ringraziare i giornalisti per la loro presenza. Vorrei ricordare che come associazione, la Confesercenti, abbiamo portato avanti questa battaglia e continueremo tra l'altro a portarla avanti per ottenere una regolamentazione più equilibrata per quanto riguarda gli orari delle attività commerciali, che per noi rappresentano una grandissima importanza. Noi da sempre sosteniamo l'esigenza di un regime di aperture improntato all'equilibrio tra le forme diverse della distribuzione. In sostanza, vogliamo un regime che non penalizzi gli esercizi di vicinato e che ne sia comunque in grado di garantire le esigenze dei consumatori. Non abbiamo mai chiesto di vietare totalmente le aperture domenicali e festive. Piuttosto abbiamo chiesto di rendere più flessibile la norma permettendo le aperture solo quando necessario, domeniche e festività incluse. Per questo, quando il governo Monti ha improvvisamente imposto al settore una deregulation delle aperture che non ha pari in tutta Europa, abbiamo promosso un'iniziativa Libera la Domenica, una campagna, una proposta di legge di iniziativa popolare che riportasse a chi governa il territorio competenze sulle aperture, in modo tale da calibrare a seconda del territorio e del periodo di riferimento. Libera la Domenica ha raccolto un consenso trasversale dalla CEI, promotrice con noi dell'iniziativa, fino alle associazioni dei lavoratori e dei consumatori presenti qui oggi e ringrazio. Sono molte le voci che si sono levate a sostegno della nostra campagna e oltre 150.000 imprenditori e cittadini hanno scelto di sostenere con le loro firme la nostra proposta di revisione di leggi. Un grande movimento popolare che vuole risolvere un problema concreto, l'apertura continua 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, non è sostenibile dalle piccole imprese del commercio. Con fiducia abbiamo atteso che il lavoro della Commissione approdasse ad una soluzione equa ed equilibrata. La Commissione si è finalmente pronunciata, ma siamo molto delusi dall'esito e molto preoccupati per quanto riguarda il futuro. Ecco perché siamo qui oggi. Il Parlamento ha mostrato di non capire
la situazione in cui versa il settore, sbattendo la porta in faccia alle esigenze di circa 650.000 imprenditori del nostro settore. Intervenuta in un momento di gravi crisi, la deregulation ha infatti colpito duramente le piccole e medie imprese che hanno perso quote di mercato a favore dei giganti della grande distribuzione, maggiormente in grado di reggere un regime di aperture continuative. Il mix tra crisi dei consumi, mancanza di credito e liberalizzazioni selvagge è stato devastante. Dal 1 gennaio 2012 ad oggi hanno chiuso oltre 124.000 negozi, accelerando di colpo la desertificazione dei nostri centri urbani e andando sicuramente ad aumentare la grave crisi dell'occupazione che sta attraversando oggi il nostro Paese, anche in modo specifico nel settore giovanile. Neanche le città della moda sono state risparmiate. Dal 2012 ad oggi a Roma, Firenze e Milano abbiamo registrato oltre 22.000 chiusure. Le vie commerciali della nostra città, in alcuni casi icone turistiche, conosciute in tutto il mondo, rappresentano sempre più file di sera cinesca abbassate. E gli effetti benefici previsti da fautori della liberalizzazione non si sono mai realizzati. I consumi non sono ripartiti e anche l'occupazione è calata. Basta vedere i dati che ieri l'Istat ha presentato. Il nostro settore tra il 2012 e il 2013 ha perso più di 100.000 posti di lavoro tra occupati dipendenti, collaboratori e familiari indipendenti. Per dati più particolari io vi rimando a quello che abbiamo consegnato e preparato come dossier e che dà tra l'altro in modo chiaro l'impatto che ha avuto la deregulation sulle piccole e medie imprese del commercio. Quello che mi preme è sottolineare la gravità della situazione dell'intero comparto. Dal lavoro della Commissione purtroppo non sono arrivate soluzioni. Le 6 giornate di chiusura obbligatoria previste durante l'anno sono un risultato del tutto insoddisfacente, che suona come un'offesa per gli imprenditori travolti dalla deregulation. Il Presidente del Consiglio ha più volte detto che bisogna dire basta ai poteri forti, giusto, ma sono proprio le logiche dei poteri forti, dei giganti del mercato che sembrano aver prevalso in questa scelta della Commissione, in questo caso specifico. Abbiamo scritto una lettera aperta al Presidente Renzi per spiegargli la situazione e la nostra posizione. Sia chiaro, noi non vogliamo tutelare interessi di casta, vogliamo proteggere le imprese che con la deregulation stanno via via scomparendo dalle nostre città. Soprattutto vogliamo evitare il collasso delle oltre 470.000 imprese del commercio con 2 dipendenti o meno. Realtà che esistono in tutto il mondo, ma che da noi sono spesso ignorate, io direi continuamente ignorate, nel settore che riguarda la regolamentazione, ma anche nel settore che riguarda sia la pressione fiscale, ma anche l'accesso al credito. Perfino sui temi del credito, come ricordavo, eppure sono quelle che soffrono più di credit crunch e l'altissima pressione fiscale. Stiamo parlando di unità socio-economiche essenziali che la crisi e la deregulation selvaggia hanno reso fragilissime. Ecco l'interesse di casta, ecco le rendite di posizione che stiamo tentando di difendere. Comunque vada, continueremo il nostro percorso. Continueremo ad insistere perché la legge sugli orari che ora passa al Senato venga modificata in direzione di un maggiore equilibrio. Non c'è equilibrio nel Paese per quanto riguarda regole per la piccola e media impresa e la grande distribuzione. Al Senato venga modificata in direzione di un maggiore equilibrio e sosterremo le regioni che hanno richiesto un referendum per la revisione della deregulation. In gioco non c'è solo il destino di qualche impresa, ma quello di un settore socio-economico importantissimo per la crescita e l'occupazione del nostro Paese. Come dimostrano i migliaia di giovani che ogni anno aprono imprese commerciali, che si inventano un lavoro, noi vogliamo contribuire al rilancio e al rinnovamento del Paese, più volte invocato dal Presidente del Consiglio.
Le piccole e medie imprese del commercio vogliono e possono fare la loro parte, forti di un modello di commercio sostenibile che riqualifica i nostri centri urbani, non consuma il territorio e sviluppa l'aggregazione sociale. Per questo continueremo a portare avanti con forza la nostra proposta e la nostra protesta. Grazie. Grazie a Vivoli. Naturalmente, se ripartiamo da qui, è anche perché siamo fiduciosi che ci siano sensibilità politiche che naturalmente possano essere interlocutori di queste nostre esigenze e richieste. Noi abbiamo approntato anche in questo caso un dossier nel quale abbiamo in qualche modo disegnato lo scenario economico e sociale nel quale si muovono le piccole imprese. Io darei quindi la parola al nostro segretario generale Mauro Bussoni per il suo intervento. Sì, grazie. Io vi chiedo scusa in anticipo perché dovrò essere per forza breve perché voglio che tutti parlino e quindi richiamerò velocemente solo alcune cose che sono contenute nel dossier. Parto dal perché ci siamo trovati qui oggi. Qui abbiamo presentato 150.000 firme, eravamo tutti speranzosi che la nostra proposta potesse approdare ad una riforma di natura diversa. Diciamo che ad oggi abbiamo affermato un principio: è possibile tenere chiusi, però noi ripartiamo da qui perché da qui riparte la nostra battaglia, quindi qui ci troviamo, è come se riconsegnassimo ancora le 150.000 firme e le consegniamo ai senatori. Ma nel frattempo mi piace richiamare una cosa: c'è una legge in Italia che viene costantemente disattesa, è lo Statuto delle Imprese. Lo Statuto delle Imprese prevede che prima di adottare qualunque tipo di provvedimento, qualunque sia il disposto di natura legislativa, occorre che il governo ne valuti l'impatto sulla società e sui diretti interessati. Guarda caso, nel caso della liberalizzazione degli orari non è stato fatto, ma però ci siamo sostituiti noi ai legislatori. Dopo 3 anni facciamo noi la valutazione di impatto che questa norma ha avuto. Era stata lanciata in modo roboante dicendo questo è il toccasana per far recuperare l'economia. Quindi liberalizziamo 24 ore su 24. Che cosa è successo? Salvi Italia, un provvedimento basato su falsi presupposti. Il primo: ce lo chiede l'Europa. Non è vero. L'Europa non ce l'ha mai chiesto. I singoli paesi hanno autonomia di decidere sulla base degli orari. Aumentano i consumi. Non è vero, sono crollati, purtroppo sono crollati per tutti, ma vedremo poi, sono crollati in modo particolare per i piccoli. Aumenta l'occupazione? Non è vero, non è aumentata l'occupazione, lo trovate all'interno del nostro dossier. Più concorrenza. Il garante per la concorrenza si è preoccupato di scrivere ai componenti della commissione dicendo fate attenzione che non potete toccare quella legge perché garantisce la concorrenza. Guarda caso il garante non si è preoccupato di far applicare lo statuto delle imprese, ma non si è neanche preoccupato di andare a vedere come andavano le quote dei consumi. In questi 2 anni i piccoli esercizi hanno perso quote di consumo a favore della grande distribuzione. Vediamo com'è andata. La grande distribuzione oggi in Italia nel settore alimentare ha il 74% di quota di mercato. Nel settore del non food ha il 59%, il commercio tradizionale ha il 28% nell'alimentare e il 44% nel non food. È una situazione che nel corso degli ultimi 3 anni si è compromessa a danno dei piccoli esercizi. A questo punto l'unica forma distributiva che fra pochi anni sarà presente in Italia sarà quella della grande distribuzione. La riduzione delle vendite ha riguardato tutto il comparto, sono calate del 7%. La grande distribuzione ha registrato una riduzione di 2,2 punti percentuali, il piccolo dettaglio 5,7%, il 7%, i discount hanno avuto un aumento del 5%, fanno parte ovviamente anche questi appannaggi della grande distribuzione. Quindi cos'è avvenuto? Con le aperture domenicali si favoriscono comunque trasferimenti di quote di consumo dai piccoli ai grandi. Hanno chiuso, lo diceva il nostro Presidente un attimo fa, 112.000 imprese, il saldo è di 60.000 imprese che comunque hanno chiuso in via definitiva, si sono persi in 2 anni 105.000 occupati,
53.000 solamente nel comparto del dettaglio. Non è vero che chi oggi dice ai parlamentari guardate che ci sarà un dramma occupazionale se fate chiudere la domenica. Anche queste sono tutte falsità. Negli ultimi 3 anni avevamo, nel 2012 abbiamo registrato 500.000 esercizi sfitti nelle città italiane, nel 2014 sono 600.000, 100.000 esercizi più, un nuovo dramma che riguarda comunque il nostro vivere quotidiano, che è quello della presenza delle attività commerciali nelle città. Deregulation o modello sostenibile? Ci sono circa 100 centri commerciali in Italia non finiti, non chiusi, perché con la buffata dell'edilizia per quanto riguarda la grande distribuzione, poi dopo come sono andati i mercati si sono fermati. Ma noi vorremmo trovare un commercio sostenibile. Il commercio di vicinato è uno strumento di riqualificazione delle città, aiuta il turismo, rende le città più sicure e più facilmente convertibile. È quello che dal punto di vista dell'evoluzione della società darà nel futuro maggiore garanzie. Una nuova legge, perché non si può comunque pensare di salvare un negozio con 16 euro. Abbiamo fatto un calcolo matematico piccolissimo dicendo quelle che sono le risorse, Senaldi so che poi dopo dirà qualcosa di diverso, però alla fine il meccanismo è questo: da una parte non si ritoccano gli orari dei negozi, dall'altra si dice diamo comunque agevolazioni per permettere di avere comunque un futuro per questi esercizi. Guardate, noi siamo accusati di portare avanti una battaglia di retroguardia, in realtà stiamo cercando di non farla. Per noi è una battaglia di civiltà, è una battaglia per l'economia, è una battaglia per il vivere comunque diverso all'interno dei nostri centri urbani. Lo facciamo mettendoci tutto l'entusiasmo e avendo le forze di chi ha la forza delle proprie idee, quindi cercando di convincere. Tutto quello che abbiamo portato avanti in questi anni è stato questo. Noi diciamo, partiamo dalle 12 festività che erano state prese dalla Commissione in un primo tempo, 12 chiusure, rappresentavano una mediazione. Quando ho parlato con l'onorevole Senaldi ho detto è un primo passo in avanti, ma noi rilanciamo, perché abbiamo sempre detto le decisioni vanno lasciate ai sindaci. Salva Italia ha scippato alle regioni il titolo quinto per ragioni di garantire la concorrenza, che abbiamo visto che non è stata garantito. Vengano ridate competenze ai sindaci. Noi diciamo i sindaci debbono avere la possibilità, partendo da 12 giornate, di raddoppiarle o di azzerarle. Decidano sulla base dell'economia del territorio, economia turistica o d'altro. Diciamo, quindi modifichiamo la legge in questo modo. Nessuno ci può dire che siamo di retroguardia. Anzi, diciamo anche, facciamo di più. Diamo la possibilità alle imprese di vivere di più. Guardate, in questi ultimi anni sono cambiate anche altre cose. L'esistenza in vita delle imprese è sempre più breve. A giugno del 2014 il 40% delle imprese del commercio al dettaglio che avevano aperto nel 2010 sono sparite, non esistono più. Occorre dare ai nuovi imprenditori formazione, tutoraggio, garanzie, avvio allo start-up. È questo di cui abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di altre cose. Quindi ridiamo fiducia e fiato al Paese. Alla fine ci siamo voluti togliere anche un altro cruccio. Abbiamo affidato all'SVG un sondaggio. Eravamo perplessi sul risultato, invece il sondaggio fatto nei confronti dei cittadini ci dice che i cittadini vogliono comunque più esercizi commerciali. Dicono che valorizzano le città, i risultati del sondaggio sono lì riportati. Noi crediamo che si debba partire da quello, è da lì che si deve partire, perché tutti si rendano conto che comunque maggiore equilibrio significa comunque garantire concorrenza, significa garantire maggiore occupazione e significa dare all'occupazione dipendente, alle piccole e medie imprese che hanno rappresentato il successo del nostro Paese, ragioni di sviluppo per il futuro. Oggi abbiamo invitato insieme a noi le persone che, devo dire, in modo assolutamente generoso, con sacrifici, hanno appoggiato la nostra battaglia. L'hanno fatto in modo disinteressato, ci hanno appoggiato, ci siamo conosciuti via internet. Io li voglio ringraziare perché hanno portato avanti con noi questa battaglia, la portano avanti ancora. Vorrei
che si potessero ascoltare le loro testimonianze in modo molto breve, perché questo ha rappresentato comunque un punto importante nel nostro lavoro. Ci sono imprenditori che diranno la loro, ci sono sfumature che è interessante sapere. Quindi grazie a tutti per quello che abbiamo fatto fino ad ora, evidenziando che comunque per noi la questione riparte da oggi. Tiriamo una riga, da oggi riprendiamo per fare in modo che comunque le cose possano cambiare. Grazie. Solo un dato del sondaggio: il 67% di questo campione di italiani ritiene che la rete di negozi del commercio di vicinato sia indebolita rispetto a soli 2 anni fa. Quindi c'è una percezione precisa di questa situazione di disagio e di crisi. Naturalmente c'è un compito sgradevole, che è quello di chiedere testimonianze che vogliamo sentire, ma anche di dire dateci pillole di ragionamento, perché il tempo ovviamente è poco. Chiamerei intanto ad intervenire subito, diciamo, Trefiletti, Rosario Trefiletti di Federconsumatori. Da lì, con il microfono ti sentiamo. Sì, si è acceso, bene. Giustamente in 3-4 minuti, io sono sempre stato a fianco di questa iniziativa, lo dico molto francamente. E però non è che siamo disinteressati, abbiamo portato avanti in maniera disinteressata, no, noi siamo interessatissimi a questioni come queste. E guardate, ne faccio solo una per il tempo che ho, naturalmente posso fare solo una valutazione di carattere economico, qualcuno potrebbe dire economicista, ma comunque la voglio fare, proprio perché tutti gli altri ragionamenti di carattere socioculturale, etico, è chiaro che prenderebbe troppo tempo fare una discussione di che modello di società, la desertificazione dei centri storici, tutte cose che, per la verità, questo è un invito che faccio anche alle associazioni degli imprenditori, della piccola impresa. Ecco, vediamo di fare maggiori iniziative concrete su queste tematiche, perché sono tematiche che interessano moltissimo i cittadini, perché noi abbiamo questo spirito, vedere avanti, non fermarci e via dicendo. E vedere avanti cosa significa? Significa fare anche ragionamenti di carattere economico, e sono questi che ci interessano in una fase in cui, lo dicevate voi, noi con il mio amico Elio Lannuti, presidente dell'ADUSB, lo facciamo tutti i giorni, le questioni del potere d'acquisto, della contrazione dei consumi, della chiusura, non solo di negozi ma anche di imprese e via dicendo. Quindi non dico cose, adesso dicono tutti, e qualcuno ancora magari non l'afferma, non è ancora pienamente convinto, però noi continuiamo il nostro lavoro di denuncia concreta, reale e oggettiva di ogni giorno. Quindi le considerazioni per arrivare alla chiusa e per dire che noi conveniamo con questa iniziativa e siamo a fianco di questa iniziativa è che sappiamo perfettamente che in una fase di forte contrazione dei consumi, di potere d'acquisto e di quello che sta avvenendo, una liberalizzazione selvaggia senza una contrattazione del territorio, laddove c'è il mercato in buona sostanza, i comuni, i municipi, quello insomma che può dire concretamente come vanno le cose sul territorio, beh, se non c'è questo, la liberalizzazione selvaggia può solo comportare una diminuzione molto forte della produttività di sistema. E la diminuzione molto forte della produttività di sistema ha due effetti assolutamente negativi. Uno, che è quello che a noi più ovviamente interessa, che la produttività, quando è negativa, comunque si riverbera sui prezzi, perché se l'esercente ha costi maggiori è chiaro che o aumenta il prezzo o chiude. Cioè, se non ha profitto, chiude. Queste sono le due cose. Allora noi vogliamo evitare ambedue le cose, perché ci interessa il negozio di prossimità, per le cose che dicevo prima, etico, socioculturali, eccetera, 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 e per questioni che vogliamo evitare, che una ricaduta della negatività della produttività di sistema vada sui prezzi. Ecco, queste sono le motivazioni. Non ho tempo per fare altre considerazioni, perché, ma mi piacerebbe fare una battuta, Attenti che
In buona sostanza, se non si sentono i corpi intermedi, cari deputati, cari io non so chi c'è, state attenti, la questione dei corpi intermedi sta diventando sempre più importante nel nostro paese. Non prendetela come impaccio, no? Tratto io perché la gente mi vota. Per cortesia, queste cose nell'aula di Montecitorio non le voglio neanche più sentire. I corpi intermedi vanno ascoltati, ci si confronta per le soluzioni maggiormente positive per il paese stesso. Grazie a Rosario. Darei la parola, se c'è, a Tiziana D'Andrea. Domenica no, grazie. C'è? Beh, da lì, sempre da lì con il microfono. No, ma volevo senza microfono, mi trovo meglio, vabbè. Allora, buongiorno, sono Tiziana D'Andrea e parlo a nome del gruppo nazionale Domenica no, grazie Italia. Vogliamo innanzitutto ringraziare la Confesercenti Nazionale e la CEI. Assieme a loro abbiamo raccolto 150.000 firme per la proposta di legge popolare Libera la Domenica. Vogliamo innanzitutto ricordare anche che siamo qui grazie a una colletta fatta in rete. Siamo qua grazie alla generosità di persone normali e no grazie a tessere o a lobby. Sono 3 anni che usiamo la rete per fare pressione al mondo politico. Abbiamo imparato a distinguere gli amici dai presunti tali. Abbiamo imparato che determinate associazioni di categoria si vedono solo alle conferenze stampa e poi fanno tutt'altro rispetto a quanto annunciato. Associazioni non solo di commercianti, ma anche parti sociali che dovrebbero tutelare i dipendenti. Il decreto Salvi Italia di Monti e quindi la liberalizzazione degli orari si regge su 3 grandissime bugie. La prima è l'Europa che ci chiede la liberalizzazione degli orari. È falso! Noi abbiamo fatto un giro per l'Europa e in tutti gli stati ci sono regole ben chiare da seguire. Massimo 9-12 aperture domenicali e nessun festivo. Questa è l'Europa civile, signori. La seconda bugia. Era stato promesso un aumento di fatturato. Falso, è falso anche questo. Anche un bambino capisce che si è ottenuto solo una spalmatura di fatturato, con però l'aumento dei costi. In un momento di contrattura, di crisi, di deflazione, solo un folle può pensare che l'estensione degli orari possa creare maggiore fatturato. La terza bugia, la più meschina, avevate promesso nuove assunzioni, falso, è tutto falso. Le stesse regioni pubblicano dati agghiaccianti dopo le prime assunzioni di non qualità, le aziende non hanno più assunto, hanno solo spremuto il personale già in carico. Ci sono articoli di giornale dove la stessa GDO ammette tutto ciò. Assumere senza aumento di fatturato è stato mortale. Molte attività nei centri commerciali hanno chiuso perché non sono riuscite a far fronte ai nuovi costi. Il sempre aperto ha fatto perdere posti di lavoro, non ha creato occupazione. Questa è la verità. Questa liberalizzazione non ha portato nessuna libertà. Basta bugie. I negozi dei centri commerciali sono obbligati a stare sempre aperti, altrimenti vengono sanzionati. Riceviamo costantemente lettere di testimonianza di dipendenti dove denunciano pressioni e mancanza di tutela e un abbassamento drastico della qualità di vita. Abbiamo invitato a fare denunce anche anonime all'Ispettorato del Lavoro. Peccato che non risponde mai nessuno. Hai contratto a termine, sei ricattabile. Hai contratto a tempo indeterminato, sei ricattabile ugualmente. È un atto, una guerra tra poveri. Siatene almeno consapevoli. Abbiamo testimonianza di nuclei familiari che non riescono più a fare aggregazione familiare. Che te ne fai del giorno di riposo durante la settimana se hai il tuo figlio a scuola e il marito a lavoro? Famiglie che di tanto in tanto tengono a casa i figli da scuola appunto per fare aggregazione. È uno stato civile il nostro. Sappiamo di padri separati che non vedono più i figli perché lavorano tutti i weekend. Sappiamo di genitori anziani lasciati soli tutte le domeniche. Tutto questo in nome di che cosa? Il commercio non è un settore di primaria necessità. Esistono fortunatamente frigoriferi e armadi, signori.
Sono questi i valori che vogliamo lasciare ai nostri figli? Noi chiediamo con fermezza alla politica, io vorrei capire che politica c'è qui in questa sala, di tornare a un massimo di 12 aperture domenicali anno e nessun festivo, con deroghe alle vere città d'arte e turistiche. Chiudo, abbiamo attivato anche un ricorso in Europa. Ed è triste, è molto triste fare appello in Europa perché il governo italiano non sa tutelare le attività e i suoi lavoratori. Rimaniamo umani. Bene, grazie. Darei la parola in questa corsa che stiamo facendo a Mina Giannandrea, presidente di Federstrade, che ovviamente credo ci leggerà anche un messaggio che noi riteniamo molto importante e che apprezziamo molto. Leggerò soltanto questo messaggio. Grazie innanzitutto a voi. Allora, sono veramente orgogliosa di prestare la mia voce a questo messaggio scritto da Padre Giancarlo. Permettete di chiamarlo così perché ormai per me esiste solo Padre Giancarlo e non Monsignor Brigantini. Quindi mi accingo a leggere brevemente questo messaggio che lui mi ha inviato ieri mattina. Allora, Campobasso 39-2014. Gentilissima Mina, ti invio questo breve messaggio per partecipare anch'io con il cuore alla conferenza del 1 ottobre. Mi complimento per il luogo che finalmente avete potuto ottenere, cioè l'ambiente parlamentare. È segno di una crescita di valenza politica maturata nelle lunghe battaglie silenziose compiute in questi anni. Arrivare al Parlamento è già aprire nuovi varchi nella lotta futura, quella lotta che Papa Francesco ci ha chiesto di compiere quando ha solennemente proclamato che la domenica va resa libera dal lavoro, eccettuati i servizi necessari per affermare che la priorità non è a livello economico, ma all'umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali, ma familiari, amicali e per i credenti alla relazione con Dio e con la comunità. Forse è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare la domenica sia una vera libertà. Queste solenni parole di Papa Francesco siano il filo rosso per uscire tutti insieme dal labirinto del profitto che schiaccia tutti noi. Auguro a voi, tutti a voi, parlamentari specialmente, di incidere sui parlamentari con proposte ferme, pur se progressive, siate uniti e concordi, sapendo che una battaglia di dignità, con valenza civile ed etica che raggiunge tutti gli uomini, a vera difesa della famiglia, che in questo modo, con il riposo domenicale, fatto di spazio, di relazioni gratuite, venga garantita. Con affetto e un saluto a tutti i convenuti, Padre Giancarlo Brigantini, Presidente della Commissione CEI, Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia, Pace e Creato. Grazie, Monsignore. È stata veramente un'emozione. Bene, naturalmente apprezziamo molto questo messaggio di Monsignor Brigantini, che è appunto il Presidente della Pastorale del Lavoro e che noi naturalmente abbiamo sempre sentito vicino e sicuramente con grande forza e con, diciamo, un sostegno anche etico e morale che per noi è sicuramente fondamentale. Continuiamo. Come avete sentito all'inizio, ci sono anche delle regioni che si sono fatte promotrici di iniziative che puntano ad un referendum rispetto ovviamente alla legge che diciamo ha liberalizzato in modo selvaggio, diciamo noi, il settore. Io darei la parola proprio a questo proposito a Lucio Tiozzo, capogruppo del PD della Regione Veneto, che è una delle regioni impegnate in questo lavoro. Buongiorno a tutti, grazie di questo invito, di questa opportunità che ci viene dato come Consiglio regionale Veneto di esprimere una valutazione che non è stata di parte. Il lavoro che abbiamo fatto in Consiglio regionale è stato bipartisan, lavorando all'interno delle competenti commissioni in maniera unitaria per arrivare prima a una leggina, perché noi abbiamo legiferato le chiusure o le aperture delle festività. E purtroppo quella legge è stata bloccata, era una legge
di buon senso, io dico, perché teneva conto delle esigenze dei consumatori, ma nel contempo aveva anche un'idea di come mettere in equilibrio il sistema commerciale della nostra regione. Tra l'altro va ricordato che tantissime firme, il Veneto credo sia stata una delle regioni che ha raccolto, credo siano 30.000 le firme che sono state raccolte, per dire come in una realtà in cui c'è squilibrio dal punto di vista del sistema commerciale, i cittadini soprattutto abbiano sentito il bisogno di far disegnare, ecco, questo elemento di cambio, credo, culturale. La battaglia che noi proponiamo è una battaglia di nuova dimensione dei rapporti tra sistema produttivo, mondo commerciale e il vivere civile e sociale. Io punto su perché abbiamo insistito, una volta che c'è stata bocciata questa proposta con il referendum, utilizzando l'articolo 75 della Costituzione, perché noi riteniamo che le regioni e gli enti locali non possano essere espropriati nel decidere come si organizza il sistema commerciale nei propri territori. Il Veneto, faccio l'esempio del Veneto, ha una sua specificità organizzativa, urbanistica e sociale. Siamo una realtà di piccoli centri, policentrica, non ci sono i grandi agglomerati urbani, e quindi per noi chiudere un negozio in un piccolo centro di montagna, in un centro storico, in una realtà diciamo di pochi abitanti, vuol dire chiudere forse l'unico riferimento, uno dei pochi riferimenti che soprattutto gli anziani, alcune categorie hanno in quei contesti. Quindi vogliamo essere noi regioni, vuole essere il Veneto a decidere quali soluzioni proporre in questa materia. Credo che la proposta anche che si sta discutendo a livello nazionale sia una base di partenza che va sostenuta, laddove lascia poi la possibilità ai sindaci e alle regioni la possibilità di modificarla, mettere degli standard comuni a livello nazionale, poi permettere ai sindaci, ai presidenti di regione, ai consigli di poter adeguare al meglio al sistema sociale delle singole realtà questo tipo di scelta. Quindi ecco, io sono qua per confermare, ci sono già 4 regioni che hanno approvato l'idea del referendum, stiamo lavorando e insistendo perché si allarghi questa platea. Segnalo che Veneto e Lombardia, che sono le due regioni in cui il livello di competizione è più impari, dove c'è la più alta concentrazione di sistema di grande distribuzione, quindi la concorrenza va a farsi friggere, dal mio punto di vista, ecco, in queste regioni c'è la spinta maggiore, ecco, a riflettere e a riportare nell'ambito delle decisioni regionali e territoriali le scelte da farsi su questo fronte. Quindi non allungo oltre il mio ragionamento per dire che siamo al vostro fianco con le forme possibili, non siamo per tornare indietro, per pensare che ci sia il nero e bianco in tutta questa materia. C'è la possibilità di trovare un elemento di intesa dialogando con i territori, con le associazioni, con i cittadini e con i rappresentanti del mondo del commercio. Grazie. Grazie. Allora, prima di ascoltare la politica, si diceva, ma la politica dov'è? Ecco, c'è la politica, abbiamo l'onorevole Senaldi che è stato relatore, diciamo, del provvedimento in commissione, abbiamo l'onorevole Dell'Orco del Movimento 5 Stelle, e quindi diciamo ascolteremo anche loro e con grande attenzione, perché noi ovviamente diamo molta importanza al confronto con le forze politiche. Però prima vorrei sentire proprio una battuta da diciamo alcuni imprenditori che abbiamo chiamato a partecipare a questo incontro, e comincerei con Girolamo Carrer, direttore del gruppo SME, che credo ci sia, sì, ecco. Proprio un minuto, grazie, se è possibile. Comincio male. Mi dia qualcosa in più, dai, per tutta la fatica che ho fatto. Allora, mi chiamo Girolamo Carrer e oggi rappresento l'azienda SME, con la quale collaboro dal 1976. Siamo un'azienda che vende al dettaglio elettrodomestici, mobili e tutto per la casa. I nostri punti vendita, dislocati nel Veneto orientale, in Friuli, sono tutti di grandi dimensioni, dagli 8 a 10 mila metri quadri. E occupano ad oggi, con le sedi logistiche, più di 1000 persone.
La nostra politica di vendita è basata sull'offrire al cliente finale il prezzo migliore del mercato, abbinando un importante servizio di consulenza necessario alla tipologia di prodotti che vendiamo. Tutto questo richiede un'attenta e curata gestione del personale, che si basa soprattutto sul rapporto individuale tra azienda e collaboratore, con il risultato che, con almeno il 90% dei dipendenti, riusciamo a creare un legame forte ed una fidelizzazione utili, anzi necessari, a far sì che un semplice rapporto con il cliente diventi un rapporto di fiducia nel tempo. Dopo l'entrata in vigore della legge sulla liberalizzazione degli orari, abbiamo deciso di non cambiare il nostro modo di operare, cioè di continuare ad aprire la domenica solo da metà novembre e naturalmente a dicembre, con l'eccezione di un punto vendita che si trova all'interno di un centro commerciale. Quando capitavano festività di sabato o lunedì, per non tener chiuso due giorni consecutivi, abbiamo fatto qualche tentativo, ma sempre con scarsi risultati. I dati che ho consegnato dimostrano che non risulta assolutamente conveniente tenere aperto le domeniche durante l'anno. I numeri presentati rispecchiano l'effettivo del punto vendita e le considerazioni esposte sono frutto di un'attenta indagine di mercato, di interviste a clienti e a colleghi che hanno attività all'interno di centri commerciali e che sono costretti a tenere aperto. Molti clienti ci fanno i complimenti per la posizione che abbiamo assunto, anche se confessano che qualche volta verrebbero ad acquistare di domenica, ma naturalmente in quel caso non tornerebbero durante la settimana. Riteniamo che solo il 20% delle vendite di quel giorno sia fatturato in più, il restante 80% lo si perderebbe durante la settimana. Come dicevo, la nostra azienda ha sempre tenuto aperto la domenica nei mesi di novembre e dicembre, chiedendo ai dipendenti uno sforzo comunque ben ripagato con il 100% di straordinario. In questo modo diamo la possibilità ai nostri dipendenti di programmare la loro vita familiare e sociale. I periodi di crisi come quelli che stiamo vivendo hanno la logica conseguenza della riduzione dei consumi, quindi non capiamo perché le attività commerciali dovrebbero allargare l'offerta quando appunto la domanda si restringe. Non mi risulta che nelle nazioni a noi vicine, che conservano gli orari tradizionali e spesso vengono usate come confronto, ci siano problemi legati ai consumi interni. Il nostro governatore Zaia, in un'intervista sul tema, disse: «Abbiamo costruito strutture sportive, parchi e piste ciclabili e poi alla domenica mandiamo la gente nei centri commerciali». Un'azienda, e lasciatemi dire anche un paese, si misura soprattutto dalla qualità della vita rispettivamente dei suoi collaboratori e cittadini. Una delle responsabilità principali di chi dirige e determina la composizione di tutte le organizzazioni civili è, a nostro parere, la creazione e il mantenimento delle condizioni per le quali le persone possano lavorare con serenità e vedere riconosciuto e apprezzato il loro lavoro. Dovremo scardinare la mentalità individualistica degli orticelli col filo spinato, del mors tua vita mea, delle situazioni dove uno vince e l'altro perde, per affermare e implementare situazioni a somma maggiore di zero, dove tutti traggono miglioramento. Ho finito. Intento difficile ma non utopistico. Riuscire insomma a fare qualcosa nell'ambito delle proprie possibilità per migliorare la vita degli altri migliora automaticamente anche la propria ed è immensamente gratificante. Grazie. Grazie. Allora, io chiederei a Bruno Mestichel del Centro Commerciale Granai proprio una battuta perché stiamo sforando e fra poco ci troviamo fuori a continuare. Allora, a parte sono 55 anni che faccio questo lavoro e ho due centri commerciali, un negozio e Via l'Europa un altro negozio. Chiaramente io è un anno e mezzo che non apro più il centro commerciale la domenica, perché la domenica è fatta per riposare, l'ha detto anche qualcuno sopra di noi, per cui basta. No, scusa, che paghi le 500 euro a settimana. Ah, sì, vabbè, sì, vabbè, non no, c'è no, tempo. No, volevo dire. Le multe mi sono magari caduto, non è il problema. Il signor Mestichella paga 500 euro di multa tutte le domeniche per stare chiuso. Dovrei. Grazie. Sì, scusi. Grazie, allora io però darei la parola adesso ai rappresentanti della politica che sono qui con noi e che ringraziamo molto, l'onorevole Senaldi per una battuta e poi l'onorevole Dell'Orco. Quando avete sentito le argomentazioni, cosa ne pensate? Io vorrei solo ribadire un concetto che è stato quello che mi ha guidato nel lavoro di relatore, che è stato faticoso, è durato mesi, ha visto il confronto con i corpi intermedi, con l'associazione dei consumatori, con gli operatori del settore.
e con i lavoratori anche all'interno del settore del commercio. Io credo che con questa proposta di legge abbiamo scardinato un principio. Era la finalità che mi ero posto, sapendo che la ricaduta non è una ricaduta che è percepibile da chi opera nel commercio, perché sei chiusure sono effettivamente minimali, ma il concetto era ribadire la possibilità di chiudere e che la liberalizzazione, un mercato totalmente libero, non è un mercato più competitivo. Un mercato totalmente libero è un mercato che va verso l'oligopolio. Questo è un concetto economico molto chiaro che forse i legislatori precedenti non avevano colto. Io ripeto, questa è stata la nostra finalità, insieme alla volontà anche di inserire un fondo di sostegno che non sono 16 euro, perché il fondo può essere implementato dalle regioni, dai comuni, e 90 milioni su 5 anni con la situazione di bilancio che c'è nello Stato, credo che sia stato anche significativo in termini di cifra, può essere moltiplicato perché è un credito che va solo percentualmente e sarà certamente utilizzato non da tutti i negozi, quindi io credo che tanti negozi potranno usufruire anche di questo. Mi fermo qui perché vedo i messi che sono in agitazione. Grazie. Sì, io darei la parola appunto per un'ultima battuta all'onorevole Dell'Orco. Grazie, allora io posso affermare con certezza che senza il Movimento 5 Stelle non saremmo neanche qua a discutere di un testo di legge che è stato approvato a Montecitorio. La nostra linea è abrogazione delle liberalizzazioni del commercio introdotte da Monti, questo è il testo che avevamo depositato, quindi il primo testo depositato, in linea con quello di Iniziativa Popolare. Abbiamo presentato diversi emendamenti nella discussione che andavano comunque a aumentare il numero di queste 6 chiusure che sono state introdotte dal relatore, che noi cercavamo di implementare sempre di più, tutti emendamenti bocciati. Ho sentito la proposta, il suggerimento di Confesercenti che dice ripartiamo intanto dalle 12 chiusure che erano uscite dal comitato ristretto e diamo la possibilità agli enti locali, comuni e regioni intanto di raddoppiarli. Posso già dire che il Movimento 5 Stelle è perfettamente d'accordo. E altra cosa, questione che pongo anche alla maggioranza, chiederò in varie sedi, spero ci rispondano già adesso, è uno come la pensa su questa questione messa in campo da Confesercenti, due riguardo alla calendarizzazione di questa proposta di legge al Senato. Voi sapete che il rischio è che venga semplicemente affossata, cioè lasciata sotto un tavolino al Senato. Noi chiediamo una celere calendarizzazione, che vuol dire già incardinarla in commissione e entro la fine dell'anno votarla e comunque discuterne in aula. Sappiamo che ci sono leggi che sono state discusse e approvate nell'arco di 3 settimane, sappiamo che da qua alla fine dell'anno abbiamo 3 mesi perché è il 1 ottobre e sappiamo che sono già state fatte le audizioni nella commissione attività produttive della Camera. Quindi ci sono già gli stenografici, la discussione è già stata fatta, i senatori possono già rintracciare l'opinione di tutte le associazioni di categoria, tutte le persone audite alla Camera, si può procedere entro la fine dell'anno, voglio sapere se ve l'ha calendarizzata al Senato, grazie. Io ringrazio tutti i presenti, ci scusiamo di aver purtroppo avuto poco tempo per confrontarci, ringrazio gli onorevoli che sono stati qui con noi, ringrazio tutti i giornalisti, cioè la Confesercenti su questo tema qui continuerà la sua battaglia insieme agli altri. Mi scusi, io sono partita molto presto questa mattina per venire qua, ho bisogno di dire la mia, mi dispiace, 2 minuti, ma 2 minuti me li dovete dare. Vada veloce. Come? Abbiamo pubblicato sul sito, vada. No, io ho bisogno di dirlo adesso, qui. Perché sono venuta qua. Ok. Allora, intanto vi ringrazio. Mi chiamo Giulia D'Ambrosio e sono presidente di un'associazione del Molise che si chiama Commercio Attivo. Sono 7 anni che conduco questa battaglia, non è un giorno, anche nella mia regione, nella mia stessa regione. Rappresento qui la voce dei piccoli esercenti del Molise, una piccola regione del centro-sud con 320.000 abitanti, divisa in 136 comuni. Nei piccoli comuni lavorano 400.000 imprese agricole impegnate nelle colture tradizionali, nel mantenimento delle tipicità alimentari e nella tutela del territorio. Le famose cattedrali nel deserto, collocate per lo più nei punti strategici e nei maggiori snodi stradali corredati da megaparcheggi,
hanno letteralmente stravolto il commercio di prossimità, fagocitando migliaia di piccole imprese commerciali. La liberalizzazione degli orari del commercio ha avuto effetti devastanti non solo nei centri urbani di tutta Italia, desertificandoli, ma soprattutto nelle aree interne e in quei piccoli comuni ormai privi di attività economiche che possano supportare la sopravvivenza delle comunità che in essi vivono. Restano i vecchi, aumentano i disservizi, i disagi e si assiste alla diaspora dei giovani in cerca di lavoro, non solo verso i centri più grandi, ma sempre più spesso verso paesi stranieri. Viene minacciato un intero tessuto imprenditoriale che andrebbe sostenuto in quanto capace di valorizzare una risorsa straordinaria per una nuova fase di sviluppo. La completa liberalizzazione non attuata in altri paesi d'Europa, che non è attuata negli altri paesi d'Europa, agevola di fatto la grande distribuzione, favorisce lo smercio di prodotti esteri a danno del prodotto nazionale, concentra la ricchezza nelle mani delle grandi lobby del commercio, spesso di altre nazionalità. Su ogni piccolo esercizio, ci tengo a sottolineare, ruotano tante figure che non sono rappresentate solo dai titolari dipendenti, ma anche da tutte quelle professioni messe fortemente in crisi, come i commercialisti, come gli artigiani, i trasportatori, le piccole e medie imprese produttrici del Made in Italy, che sono le nostre fornitrici. Nessuno ascolta? Stiamo creando così migliaia di nuove povertà, mettendo a dura prova anche le nostre stesse famiglie. Il mercato da solo non gestisce la crescita, perché la domanda è debole e le famiglie non hanno soldi. Il commercio tradizionale va incentivato e ristrutturato con nuove proposte. Noi vogliamo nuove proposte per stare al passo con un cambiamento epocale. Il vero problema sono le disuguaglianze crescenti della nostra società. Minacciare le piccole imprese, spesso a conduzione familiare, rischia di indebolire ulteriormente quel modello sociale a cui spesso facciamo riferimento e che si fonda sulla famiglia. Vero è che noi vogliamo preservare, oltre che il mero aspetto economico, l'equilibrio delle nostre famiglie, che non può ridursi a sterile utilitarismo, ma che serve a guidare ed accompagnare i desideri più profondi dei nostri figli e dunque del futuro del nostro Paese. Ce l'ho fatta, sì, ormai. Chi parla per ultimo non ve l'ascolta.